proprio queste figure professionali che sono incaricate di fare rispettare il protocollo e quindi intervengono nell'organizzazione degli eventi, dove può essere l'evento divertente che ci immaginiamo tutti, la festa, la cosa, ma anche eventi un po' noiosi, tipo i convegni o non so, le riunioni, eccetera, e che decidono chi si siede dove in modo che vengano rispettate correttamente le precedenze. Comunque, ho iniziato a seguire i corsi dell'ANCEP e mi sono resa conto che anche la parte di, insomma, chiaro che un corso sul piazzamento degli stendardi, per forza di cose, sarà un po' lontano dalla vita quotidiana della maggior parte di noi. Però in realtà mi sono proprio resa conto che un po' tutto il galateo in Italia veniva sempre, cioè, infatti io lavoravo in catering all'epoca e dicevo, ma menso, quest'idea di mollare qua e insegnare galateo, la gente mi guardava come, tipo, ma tu sei completamente pazza, nel senso che galateo tutti c'hanno, ma che palle, ma che materia brutta, ma che tipo, cioè, tipo, si immaginavano tutte le ragnatele della nonna, i centrini e le mummie del Louvre praticamente. E quando invece, appunto, io l'obiettivo, lo dico sempre, l'obiettivo che mi sono data è proprio quello di svecchiare il galateo, cioè di trasmettere questa cosa che si può possono adottare delle logiche di rispetto degli altri, di buone maniere, di attenzione verso gli altri, pur senza essere ingessati, senza farsi ingabbiare per forza di cose in una formalità che, in realtà, in certe occasioni ci sta benissimo. Ovvio che se siamo a una cena al Quirinale dovremmo seguire determinate regole, ma che in realtà nel mondo di oggi vanno in qualche modo adattate a quella che è, insomma, quella che è la realtà contemporanea, mi viene da dire. Quindi, non so se adesso Anna e Maurizio sono spariti magicamente dal. No, Siamo qui, siamo qui. Tornano. siete, perfetto. Io vado con la mia presentazione, posso condividere il mio schermo? Certo, vai tranquilla. Intanto Perfetto, allora permettete. chiedo a tutti se chiudono l'audio Ok. e se ci sono domande, visto che non siamo in tanti, magari. Si può Sì, aprire. potete riaprirlo oppure potete usare la chat, anzi a me piace di solito, poi soprattutto appunto in queste situazioni dove non siamo in tanti, siamo comunque in un ambiente molto protetto, insomma tra amici, eccetera. Quindi non abbiate veramente timore a intervenire, non abbiate timore anche a fermarmi, cioè deve essere, non è che io sto salendo in cattedra da nessuna parte, ci mettiamo qui tutti intorno a un metaforico tavolo a fare una chiacchierata, ecco, dove magari poi io qualcosina ve la racconto perché è un po' la mia materia, quindi magari spero anche di potervi raccontare qualche curiosità, però la discussione è assolutamente benvenuta, anzi, nella seconda parte della mia presentazione ho raccolto proprio una serie di casistiche attraverso delle domande. Io ho questa rubrica su Instagram abbastanza seguita dove mi fanno tante domande di lunedì e io poi durante la settimana rispondo. E appunto l'idea appunto è nata proprio per dimostrare come il galateo si poteva applicare a delle situazioni molto quotidiane, ma devo dire che quando si dice, no, gli inglesi hanno questo modo di dire one is teaching, two are learning, perché quando, cioè, questa cosa è nata con un intento divulgativo, ma in realtà mi ha anche dato moltissimo, è stata un'incredibile finestra sul mondo, perché ognuno di noi vive in una bolla fatta delle proprie amicizie, eccetera. La cosa bella, almeno per me, dei social è che mi hanno aperto una finestra su realtà molto diverse dalla mia, in ogni senso, e non meglio, non peggio, proprio molto diverse. E mi hanno anche fatto toccare un po' con mano quali sono poi le preoccupazioni delle persone che magari fino all'altro giorno al galateo non ci avevano mai pensato per 5 minuti. Quindi ecco, questa parte è proprio pensata come era proprio ideata come una discussione, ma naturalmente la discussione è benvenuta in qualunque fase della presentazione. Allora, permettetemi, volevo mettere lo schermo intero. Tiro fuori la chat, così se qualcuno ha voglia di intervenire in chat posso leggere in diretta e partiamo. Allora, questa sono io.
Mi presento brevemente, appunto io ho lavorato per più di 15 anni, ma meno di 20, mettiamola così, nel mondo dei beni di lusso. Anche lì ho avuto una carriera abbastanza avventurosa, io mi annoio molto facilmente e quindi ho fatto esperienze abbastanza diverse, ho cominciato come giornalista, lavoravo dal defunto Vogue Felle, poi mi sono annoiata fondamentalmente, ho fatto un master e sono passata a ruoli manageriali, ho lavorato in Yoox Net-a-Porter, ho lavorato per Armani, ho lavorato in Kering. E proprio in Kering, che è l'azienda dove sono rimasta poi proprio orologio alla mano più tempo, mi sono occupata tra le altre cose di vari progetti che riguardavano la client experience, che adesso è un po' il sacro graal di tutti i beni di lusso, tutti che pensano alla client experience. E quindi ho coordinato client service, esperienze in store, servizi cross channel e via dicendo, ed è stato proprio lì che diciamo mi si è un po' accesa la lampadina. Io appunto già insegnavo da un paio d'anni in questi corsi di Bonton e andando proprio nelle boutique del gruppo Kering, comunque sono tutte boutique di super alta moda, pensiamo Gucci, Balenciaga, San Laran, eccetera, ho iniziato a vedere che queste persone che lavorano in negozio ricevono un training tecnico, cioè estenuante. Questi, cioè in tutte le case di moda, in tutte le case di beni di lusso, c'è proprio un dipartimento che si occupa di training e che gli racconta a chi lavora in negozio le collezioni, come, cioè fondamentalmente in un negozio di Gucci, se tu gli chiedi il nome della pecora con cui da cui hanno preso la lana per fare quel maglione, più o meno te lo sanno dire. E quindi a fronte di questa incredibile preparazione tecnica, a volte c'erano degli scivoloni pazzeschi, cioè almeno ai miei occhi veramente macro, sulla parte di soft skills, sulla parte proprio di banale comune educazione, perché se io entro a comprare una borsa che costa 4.000 euro e mi sento dire ciao tesoro, nel senso voglio uscire. E quindi è stato nel corso di questa esperienza che mi è venuto in mente, cioè che mi è venuta questa idea un po' pazzerella, che poi mi ha portato appunto a Londra a prendere la certificazione di trainer e poi eccomi qua. Adesso sono un paio d'anni che qua neanche un paio, sì, diciamo un paio d'anni da quando ho cominciato, ovviamente poi ci ho messo un attimo a far partire il business, però devo dire che sono molto contenta e sta andando molto bene. Devo dire che c'è anche interesse per questo argomento, proprio almeno questo è un feedback che ho avuto da diversi clienti, cioè la cosa interessante è proprio l'approccio un po' diverso, no? Rispetto a quello che uno si immagina di solito quando si sente parlare di Galateo. E questa sera appunto sono qui con voi, sono super contenta, ringrazio tantissimo Anna Paola e Maurizio per questa opportunità. Appunto, come diceva Anna, il nostro è stato un incontro nato sul lavoro, ma insomma diciamo che io ho sentito subito un forte allineamento anche proprio dal punto di vista valoriale, anche proprio per quello che Anna fa. Io appunto ho studiato a Londra, mi sono formata come etiquette trainer e cross cultural specialist, quindi diciamo che anche la parte relativa al confronto tra le diverse culture era abbastanza calcata. E questo perché nel mondo di oggi, cioè per forza, no? È un mondo sempre più informale, ma anche sempre più globale, sempre più piccolo, in cui è normalissimo, anche grazie a questi mezzi meravigliosi che abbiamo a disposizione, trovarci faccia a faccia con persone che, non so, solo i miei genitori quando mi dicono ah, ma tu lavori con i giapponesi, cioè mi guardano strana, dico sì, beh, sai, cioè, non è così complicato oggi. E quindi questo ci mette di fronte a doverci incontrare con abitudini anche molto diverse dalle nostre. E io una cosa che ho notato, ho avuto la fortuna di viaggiare abbastanza, soprattutto prima di fare figli, poi basta, però nei miei viaggi, diciamo, di gioventù ho notato che spesso noi occidentali, soprattutto in determinati paesi magari ancora in via di sviluppo eccetera, abbiamo una certa spocchia, cioè un certo
così atteggiamento un po' di superiorità, ma per esempio, cioè, non lo so, in India, ma guarda questi che hanno ancora le caste, oh mio Dio, oppure in Sud America, oh ma come fanno codesti con la favela di fianco al condominio di lusso e di qua e di là. E quindi ho sempre percepito con un certo fastidio questo atteggiamento giudicante, appunto, che si forse viene alla luce più di tutto quando si parla di maniere, pensiamo alla tavola, pensiamo al oddio che schifo il cinese che sputa, quando per loro la cosa inconcepibile è che noi ci possiamo soffiare il naso in un fazzoletto e rimettercelo in tasca, cioè per loro è l'orrore. Quindi ecco, questa è un po' la mia storia professionale, questa sera sono qui per chiacchierare un po' con voi di questi argomenti. Avevo pensato ho suddiviso, diciamo, il mio intervento in tre parti. Prima volevo fare una piccola storia di quelle che sono, cioè di quella che è il galateo, le buone maniere, di questa arte, scienza, campo di interesse, chiamiamolo un po' come vogliamo. Poi volevo chiarire un attimo quelle che sono le differenze tra buone maniere, galateo, protocollo, etichetta, cerimoniale. Si sentono usare tutte queste parole, spesso magari usate un po' come sinonimi, ma in realtà non so, cioè ci sono delle sfumature di significato diverse, mi farebbe piacere, insomma, puntualizzarle un attimo, proprio per evitare la confusione. Poi appunto c'è questa parte pensata più per la discussione su delle domande reali e le discussioni che appunto ho fatto io. Faccio un disclaimer per dire che in tutto questo per me non esiste bello e brutto, non esiste giusto e sbagliato in assoluto. Esistono sempre dei diversi punti di vista e quello che assolutamente non può mancare, a mio avviso, è che è un po' così il lume che guida tutto quello che ha a che fare con il galateo, con le buone maniere, con il cerimoniale, col protocollo e tutte queste belle cose che vedremo, deve essere sempre il concetto del rispetto per l'altro, cioè le buone maniere disgiunte da un buon cuore, secondo me diventano addirittura qualcosa di dannoso invece che di positivo, perché diventano uno scudo formale per fare le peggio cose e uscirne puliti di facciata. Quindi ecco, quello non è, l'ipocrisia non è il mio campo, mettiamola così. Partiamo, allora parto subito facendomi una domanda, chiedendovi, secondo voi, quando nasce l'interesse per il galateo, le buone maniere, l'etichetta, se vi viene in mente, cioè non, magari non avete idea, magari avete in mente un anno preciso legato a qualche avvenimento, vi chiederei qualche ipotesi se vi va. Dall'altro Maurizio pensoso. Ho pensato ad Adamo ed Eva, a dire la verità. No! Aspetta, non ho visto che ha parlato Maurizio. Sono stato io. Aspetta, ce ne due di Maurizio, se non ho capito. Maurizio, sì, Maurizio. Ho pensato ad Adamo ed Eva perché se Adamo non avesse accettato Adamo ha accettato la mela solo per buone maniere, sapeva che non avrebbe dovuto farlo. Beh, questa posso dirti, Maurizio, che è la risposta migliore che ho avuto. Io questa domanda la faccio più o meno ovunque vado, ed è una delle risposte migliori che ho avuto e anche una delle più vicine alla realtà. Vediamo se c'è qualche altra ipotesi, così, giusto perché di solito escono comunque delle date significative per un motivo o per l'altro. Se qualcuno ha qualche ipotesi, se no andiamo avanti e vi racconto. Oh. Sì. Milena, hai un così, ma tanto. Ma immagino che sia sempre esistito un certo rapporto di galateo in tutte le culture, probabilmente. So a livello storico del galateo di Giovanni della Casa, che è del 1200. Assolutamente. Non so se sia il primo trattato in questo senso. Di solito quando esce Monsignor della Casa, cioè tantissimi pensano galateo, Monsignor della Casa è già tanta roba, perché tantissimi dicono ma sarà una cosa di fine 800, nel senso in realtà è proprio un po' più vecchia, cioè come diceva giustamente Maurizio non è da Adamo ed Eva ma quasi, perché siamo, cioè il primo documento che noi abbiamo è, son,
tema buone maniere, sono le massime di Tautep, 25 secolo avanti Cristo, quindi 4500 anni fa, se non eravamo ad Adamo ed Eva, insomma, eravamo comunque parecchio tempo fa agli albori della civiltà. E Tautep era uno scriba. Era uno scriba alla corte del faraone che avrebbe lasciato, naturalmente, come accadeva in quegli anni, come era uso, il posto di lavoro al figlio in eredità. E proprio in vista di questo passaggio di consegne, questo scriba scrive una serie di massime che ci sono giunte. Non esiste un'edizione italiana, esiste un'edizione inglese. Gli originali si trovano al British Museum, quindi ogni tanto il British Museum fa uscire qualche nuova traduzione aggiornata con le note, eccetera. E si tratta di una serie di massime appunto ad uso e consumo del figlio perché si sapesse destreggiare nella vita di corte senza pestare i piedi a nessuno. E la cosa, allora, alcune sono decisamente un po' datate, diciamo, e anche molto frammiste a sentimenti di religiosità quasi superstiziosa, come ci possiamo aspettare in una cultura così antica. Però in realtà alcune sono incredibilmente attuali, cioè 4500 anni dopo noi almeno le leggiamo e diciamo, beh, però questo signore aveva già capito tante cose. Una massima che ho scoperto poi venire da Tautep e che però in realtà abbiamo sentito, credo, tutti in mille salse rielaborata, ma penso che questa proprio almeno cronologicamente sia una delle prime fonti, è il discorso che ne ferisce più la lingua che la spada. Sostanzialmente, quindi uno dei consigli che Tautep lascia al figlio è: mi raccomando, cura sempre il tuo eloquio, il tuo scritto, perché puoi fare più danni con una parola sbagliata che con un'armata. In realtà poi sicuramente il momento in cui il Galateo nasce, intanto come termine, perché Galateo in realtà è un dativo di Galateus, quindi il Monsignor della Casa scrive questo libro sugli usi di corte e lo dedica al vescovo Galeazzo Fiordimonte. E Galeazzo, come era, diciamo, in uso all'epoca, si faceva chiamare Galateus, quindi la versione latinizzata del nome. Galateo non è altro che il dativo, vuol dire a Galateus. E quindi questo libro in realtà è uno dei tanti che vedono la luce in epoca rinascimentale, a tema, appunto, oggi li chiamerebbero tutorial per vita di corte. C'era il libro del Cortegiano di Baldassare Castiglione, che è del 1528, ma c'erano già stati gli Asolani di Pietro Brembo, che erano dei dialoghi dove comunque si parlava molto anche di, erano più incentrati sul tema amoroso, ma su cosa si dovesse o non si dovesse fare. Quindi diciamo che nel Cinquecento, c'è l'Erasmo da Rotterdam con l'educazione dei fanciulli, quindi diciamo che nel Cinquecento c'è proprio un grande interesse per questo tipo di argomento. Perché proprio nel Cinquecento? Perché era l'epoca delle signorie. Sì, ma... quindi è vita di corte. Sì, ma c'è anche un altro mini pezzo. Signorie, vita di corte e una cosa che c'era stata poco prima. Il Rinascimento. Vabbè. Cioè, fino al Medioevo, chi viveva nelle corti era nato a corte, da genitori nati e vissuti a corte, e a corte ci moriva. Nel senso che l'aristocrazia era una casta estremamente chiusa e... non c'era, cioè le classi sociali erano molto impermeabili l'una all'altra, cioè eri contadino, nascevi contadino, morivi contadino, se eri più fortunato vivevi in città magari potevi essere un piccolo artigiano, ma gli aristocratici erano una cerchia assolutamente chiusa. Nel Rinascimento le cose un pochino cambiano, perché cambia proprio la visione, cioè prima la visione del mondo, diciamo, piramidale era Dio in cima, sotto il Signore, sotto vassalli, valvassori, valvassini, servi della gleba, eccetera, ma era Dio che aveva voluto così e chi era l'uomo per mettere in discussione questa
come dire, gerarchia dell'universo. Nel Rinascimento queste cose cambiano, cioè questa visione del mondo cambia, si inizia a pensare che sia l'uomo al centro dell'universo, che sia l'uomo, no? Si diceva homo faber fortune sue, quindi che l'uomo possa essere l'artefice del proprio destino. E questo è vero, perché se pensiamo a dei personaggi anche importanti che hanno in qualche modo animato non solo le corti, ma anche proprio il dibattito culturale dell'epoca, beh, non erano tutti sicuramente personaggi di nobili natali. Certo, la classe aristocratica tradizionalmente aveva degli svaghi intellettuali, quindi c'erano aristocratici più o meno artisticamente dotati, ci sono arrivate per esempio le poesie di Lorenzo il Magnifico, eccetera. Però per esempio Leonardo da Vinci era il figlio illegittimo, quindi figlio illegittimo all'epoca era proprio come dire tipo paria della società, figlio illegittimo di un piccolo notabile di provincia e di una serva, quindi sicuramente non una persona di nobili natali. Leonardo da Vinci, quando viene invitato a Milano, viene invitato con due ruoli, quello di scenografo per i banchetti e quello di ingegnere militare. Quindi poi le pitture, che sono quello per cui noi oggi lo ricordiamo, era un po' il lavoretto, così, lavoro per piacere di Leonardo, ma il suo lavoro vero era quello di fare da consigliere a Ludovico il Moro e di appunto progettare difese, macchine da guerra e via dicendo. Poi vabbè, Leonardo ha girato tante corti, è stato in tanti posti in Italia e anche in Francia, però per dire che comunque una persona di così umili natali che arrivava a quei livelli sociali di sedere a tavola con il Signore, due secoli prima non sarebbe stata possibile, sarebbe stato veramente una cosa che andava proprio contro quella che veniva percepita come la natura, inteso come ordine naturale delle cose. Quindi il grande sconvolgimento, diciamo, filosofico, intellettuale del Rinascimento si vede un po' di anni dopo anche in questo campo. Ma come al solito, come io ho ben imparato occupandomi di beni di lusso, noi italiani siamo bravissimi a inventare le cose, i francesi sono molto molto bravi a renderle popolari, a fare il marketing, come si suol dire. E infatti un sacco di persone, quando chiedo ma secondo te quando è nata l'etichetta, mi dicono ah, ma corte francese 700 mi dice qualcosa. E anche qua c'è assolutamente un fondo di verità, perché la persona che più di tutti ha fatto dell'etichette, del cerimoniale, di queste cose che erano appunto state inventate non tanto tempo prima, state inventate, formalizzate non tanto tempo prima in Italia, è questo signore Luigi XIV, ovvero il Re Sole. Il Re Sole ha avuto un regno date lunghissimo, è salito al trono che era un bambino di pochi anni e per il primo periodo della sua vita, naturalmente, finché lui non ha raggiunto i 15 anni, c'è stata una reggenza della madre Anna d'Austria. Durante questo periodo di reggenza, diciamo che c'è stato un tentativo di parte della nobiltà di stravolgere la linea dinastica, mettiamola così, la famosa fronda, che poi è stata naturalmente debellata e per cui abbiamo avuto il Re Sole, ma il Re Sole questa cosa se l'è ricordata molto molto bene, tant'è che proprio da giovanissimo inizia la costruzione di Versailles con l'idea di trasformare questo che era un villino di caccia del padre in un vero e proprio quartier generale di quello che diventa, insomma, Luigi XIV è famoso, no, per la frase lo Stato sono io, per quello che diventa il modello di potenza, accentrata, non mi viene la parola. Vabbè. Assoluta. Assoluta, grazie, grazie infinite. Quindi appunto monarchia assoluta, cioè lo Stato sono io e la nobiltà è tutta roba mia. Tant'è che cioè, il progetto di Versailles non è solo il progetto, un progetto architettonico ambizioso, ma è proprio un progetto, quasi un esperimento sociologico, nel senso che Luigi XIV
a tutta la nobiltà francese di passare chi dei periodi, chi l'intero anno, nella reggia. Stiamo parlando, cioè a Versailles abitavano in pianta stabile circa 10.000 persone, parliamo solo di nobiltà, senza contare servitù, eccetera. Quindi immaginate, con i servitori, con tutto il personale di servizio, di fatto era un paesotto. E proprio per questo motivo, gestire tutta questa gente che era comunque lontana dalle proprie case, lontana dai propri possedimenti, certo andavano a caccia, certo c'erano le feste, i balli, le cose, ma le giornate erano un po' lunghe da far passare. E Luigi XIV ha questa trovata insieme al fratello Duca d'Orléans, geniale, ovvero la vita di corte viene trasformata in una specie di rappresentazione teatrale. Tra l'altro in quell'epoca tutto quello che era, c'è anche una stretta connessione poi con la storia del teatro, ma non voglio dilungarmi su questi aspetti. Fatto sta che la vita a corte era esattamente come una messa in scena teatrale, dove c'era tutto, era estremamente ritualizzato e tutto era estremamente organizzato in cerimonie, la più famosa delle quali era insomma, forse quella oggi più nota, il lever du roi, quindi quando il re si alzava la mattina, un'ora di cerimonia ogni mattina, la presenza di decine e decine di cortigiani, ovviamente cortigiani scelti in base al rango, scelti in base a dei privilegi, e ai quali ovviamente erano connessi anche dei benefici di tipo economico. Quindi diciamo che questa messa in scena aveva un duplice scopo: uno, quello di mettere in scena la potenza del re e la gerarchia della corte, dall'altra parte quella di tenere la nobiltà impegnata, perché la nobiltà era talmente assorta da queste cerimonie e si litigavano, cioè a Versailles c'è stata una mezza rivolta perché le dame senza sgabello, ovvero che non potevano sedersi in presenza del re, a un certo punto, quando morì la Delfina, fece una mezza rivolta perché volevano poter avere uno sgabello. Però capite che mentre si litigavano per chi aveva l'onore dello sgabello, intanto non si alleavano per tagliare la testa al re, come invece succederà non troppi anni dopo, cioè circa poco più di mezzo secolo dopo la morte del Re Sole. Quindi Re Sole, grande fautore dell'etiquette. Tra l'altro proprio la parola etiquette nasce esattamente a Versailles, perché iniziano a comparire dei cartellini, cioè immaginate, comunicare le regole a 10.000 persone non era facilissimo, nascono dei cartellini che vengono, pare che il primo sia stato messo nei giardini durante una festa per dire alle persone di non camminare sulle aiuole. E quindi il cartellino in francese si chiama étiquette, per metonimia siamo passati dall'indicare dal contenitore, cioè il contenitore è diventato nome del contenuto, quindi le regole per metonimia appunto si chiamano oggi étiquette. Certo, il cerimoniale di Versailles, tra l'altro c'è un libro di Sellerio che riproduce appunto, che riporta parecchie cose sul cerimoniale di Versailles, che è sconvolgente da leggere, francamente sconvolgente. E ovviamente aveva i suoi limiti, tant'è che non è un caso che poi la rivoluzione francese non fosse la rivoluzione tedesca o italiana, ma francese. Il motivo c'era, anche perché tra i massimi privilegi c'era quello di tergere il sudore dalla fronte del re, quindi insomma immaginiamoci gli altri cosa potevano essere. Diciamo che dopo la parentesi napoleonica, la restaurazione, quando si torna un po', cioè l'idea era quella di tornare al pre-rivoluzione, in realtà sono cambiate tante cose, è passata tanta acqua sotto i ponti, c'è stata la rivoluzione industriale soprattutto, quindi c'è una nuova classe sociale, la borghesia, che sta diventando immensamente ricca in alcuni paesi almeno, e che è immensamente desiderosa di elevarsi, di qualche modo distinguersi dal resto del popolo, che non è borghesia ma che sarà quello che poi verrà chiamato proletariato. In questa fase succede una prima biforcazione, chiamiamola così, che in realtà era già avvenuta a Versailles ma che qui viene proprio formalizzata,
ovvero la distinzione tra il galateo e il cerimoniale. Cioè, nelle corti europee, adesso io qui ho messo Franz Josef e Sissi, perché chiunque, non so se qualcuno avrete visto i film di Sissi degli anni, quelli degli anni 50, con Romy Schneider, che sono meravigliosi. E... Tutti, li ho visti tutti. A memoria. Vi ricorderete anche la fissazione di Sissi che non voleva imparare il cerimoniale spagnolo, perché effettivamente alla corte degli Asburgo in quegli anni vigeva il cerimoniale di corte spagnolo, che era particolarmente rigido, e quindi la corte viveva in un'atmosfera molto molto ingessata rispetto, per esempio, invece alla corte inglese. Qua abbiamo la regina Vittoria con il marito Albert e un po' dei loro numerosi figli. E loro sono stati, cioè Regina Vittoria, non a caso un'altra che ha regnato molto molto a lungo come il Re Sole, ha questa intuizione di capire che la famiglia reale non può più essere, come invece ancora era a Vienna, in qualche modo elevata al di sopra dei comuni mortali, come se appartenessero davvero a un'altra specie, come, un po' come accadevano con i faraoni per diritto divino. Certo, il diritto divino è qualcosa in cui ancora in questo periodo si crede, ma la regina Vittoria ha proprio l'alzata d'ingegno di capire che la sua famiglia deve diventare un po' il modello per tutte le famiglie del regno, come una famiglia un po' più speciale delle altre, ma alla fine comunque un po' anche una di loro in qualche modo. Per cui lei fa proprio un'attività di propaganda, di cui questo dipinto, per esempio, non è che una... cioè noi, per esempio, quadri di Franz Josef e dell'imperatrice Elisabetta con tutti i figli, non ce ne sono, c'è una stampa, ci sono delle fotografie, che però erano naturalmente fotografie scattate per uso privato, non certo cose che dovevano diventare pubbliche. La loro l'immagine pubblica degli Asburgo era questa, estremamente formale. Alla corte inglese si capisce che invece appunto il cerimoniale può diventare anche qualcosa da applicare alla vita privata in forma ovviamente molto più soft, quello che oggi chiamiamo il galateo, per fare un po' da modello a tutte le famiglie del regno, ricche o povere. E questa cosa funziona alla grande, tant'è che è anche un qualcosa che viene usato proprio per dare sostegno, tra l'altro, all'industria, perché l'industria sta in questi anni, nella seconda metà dell'Ottocento in particolare, c'è un grande lustro delle arti applicate, si lavora, cioè per esempio in epoca vittoriana vengono inventate di sana pianta una valanga di posate. Oggi quando si fanno i corsi sulla tavola dicono esiste una forchetta per tutto, sì, perché se le sono inventate i vittoriani, cioè le posate da pesce di cui oggi spesso si discute tra appassionati di galateo in realtà sono un'invenzione vittoriana, e addirittura la nobiltà le snobbava perché diceva ma cos'è questa roba da arricchiti, perché la borghesia si era arricchita, le fabbriche permettevano di produrre anche beni di consumo in quantità incredibilmente superiori, a prezzi incredibilmente più bassi rispetto a non tanti anni prima, perché la rivoluzione industriale era roba abbastanza nuova, motivo per cui in epoca vittoriana il galateo diventa quasi una fissazione. Io ho tanti libri di etichetta vittoriana e veramente non c'è aspetto della vita che non fosse regolato al dettaglio. E anche in Italia è così, con un pochino di ritardo, appunto come al solito, diceva la mia amica americana. Pensate che tra il 1861, quindi l'anno dell'Unità d'Italia, e il 1900, vengono pubblicati qualcosa come 300 galatei diversi in Italia, in un'epoca in cui comunque la gente non sapeva leggere più di tanto. E, tutti scritti da nobildonne, ecco, in questo frattempo diciamo che l'etichetta è diventata un qualcosa di femminile, cioè già da metà dell'Ottocento la grande maggioranza di esperte, chiamiamole così, di galateo sono nobildonne che scrivono di come comportarsi in società, eccetera, proprio perché anche in Italia, un po' a rilento naturalmente, ma si sta formando la classe borghese, e soprattutto con l'Unità d'Italia, fatta, come disse qualcuno di più famoso, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani. E a questo proposito, se l'argomento vi interessa, vi segnalo un galateo interessantissimo, che è il galateo napoletano scritto da Matilde Serao nel 1899,
che riporta degli usi e costumi tipici del Sud Italia che obiettivamente, se andiamo a leggere, non lo so, il Galateo di Mantea, che era una nobildonna torinese, sembra di leggere, cioè, tipo la stessa differenza che oggi c'è magari tra Italia e Cina, all'epoca c'era tra Torino e Napoli. E per tutto il Novecento continua questo interesse per il Galateo, e infatti qui ho messo la signora Colette Rosselli, che era, donna, era l'alter ego di Donna Letizia, che per tantissimi anni ha avuto una famosa rubrica, che poi è diventato un libro famosissimo, e che magari non tutti sanno, era la, nella vita era la compagna di Indro Montanelli. E i Galatei, appunto, nel Novecento, anche in Italia, conoscono un grande successo fino a un certo punto, ovvero fino più o meno agli anni 70. Poi non è che ovviamente spariscono, però la produzione di Galatei cala drasticamente perché viene rimpiazzata nelle librerie da un altro genere letterario. Vi viene in mente quale potrebbe essere, secondo voi, qualche ipotesi? Cos'è che può aver sostituito il Galateo nel cuore delle persone negli anni 70, dagli anni 70 in avanti? Vedo faccio per no. Daniela, però non forse hai detto qualcosa, però non t'ho sentito. No, vedo facce smarrite, niente, vabbè, dai, ve lo dico. No, pensavo al femminismo, forse. Sei vicina. Le riviste? No, i manuali self-help. Self-help? Sì, le cose di crescita personale, realizza te stesso, eccetera, eccetera. E, cioè, questo è proprio un caso editoriale, nel senso, vabbè, è proprio una cosa testata, non da me, nel senso... è un fenomeno risaputo tra chi si interessa di questo argomento, e io mi sono data una spiegazione molto semplice, cioè prima della, allora, secondo me il punto di svolta è stato un po' la Seconda Guerra Mondiale. Perché? Perché è stata vinta dagli americani, vincitori morali del conflitto, che hanno portato, cioè che si sono imposte anche come modello culturale. Sappiamo tutti quanto l'Italia degli anni 50 fosse innamorata della cultura americana, da Tu vuoi fare l'americano a Verdone, scusatemi, Sordi nei film, eccetera. Gli spaghetti che voleva mangiare, il burro d'arachidi, e poi alla fine invece si buttava sui maccheroni. Quindi gli Stati Uniti, vincitori morali del conflitto, ma anche leader culturali, diciamo, per tutta la seconda metà del Novecento. Quella americana è una cultura estremamente individualista, cioè tutti gli eroi americani sono self-made men. E questo secondo me si riflette un po' in quello che è appunto la predilezione per il self-help, nel senso che passiamo da una dimensione, pensiamo agli anni 30, negli anni 30 tu eri gay, non lo potevi dire perché la società ti rifiutava, tu eri donna e magari non ti volevi sposare perché non te ne fregava mezza di fare dei figli, ti davano della pazza, e dipende dalla classe sociale ovviamente, ma complice un po' l'ignoranza, ci stava che tu finissi pure in manicomio. E quindi diciamo che nella prima metà del Novecento sicuramente, e andando indietro ancora di più naturalmente, è stato... Diciamo che la dimensione collettiva e sociale era un po' preponderante sulle pulsioni dell'individuo, no? Cioè io appunto, non lo so, sogno di fare la cabarettista, però mio padre ha una farmacia, vabbè, se io poi facciamo finta che io sia maschio, perché prima della guerra forse mio padre aveva una farmacia, tu comunque figlia mia sposati. Però diciamo, sono maschio, voglio fare il violinista, mio padre ha una farmacia, no, io devo fare il farmacista. C'era una pressione sociale incredibile. Certo. Soprattutto, vabbè, c'era una pressione sociale incredibile. Poi un po' la Seconda Guerra Mondiale vinta dagli americani, un po' il 68, che le due cose non sono poi così disconnesse tra loro. A un certo punto c'è stata proprio una volta, girare pagina completo, per cui la dimensione individuale è diventata preponderante, tant'è che non ci sono più Galatei, c'è il self-help, perché la cosa importante non è più, tra virgolette, essere accettati dalla società, ma è realizzare se stessi, quella diventa la cosa veramente importante, realizzare il proprio potenziale, i propri sogni, realizzare se stessi. Secondo me
giustissimo, giustissima reazione a quello che c'era stato prima. Secondo me oggi, cioè, abbiamo assistito un po' a una crescendo di questa idea di autoreferenzialità, che secondo me oggi ha toccato un po' l'apice, e per questo credo che siamo nel momento giusto per una sintesi, dire ok, non vogliamo tornare agli anni 30 dove tutto galateo, anche se mi impone delle cose che a me non vanno, però dall'altra parte neanche questa modalità estremamente autoriferita che ci ha portato a delle derive in nome della libertà di essere chi sono, quello che voglio, di fare quello che mi pare, alla fine forse ci ha portato spesso in occasioni recenti magari a delle mancanze di rispetto verso gli altri. Quindi ecco, io sono molto ottimista e penso che in questo ventesimo secolo possiamo, ventunesimo secolo, scusatemi, possiamo veramente arrivare a una sintesi, anche perché possiamo raccogliere l'eredità di un'invenzione squisitamente americana della seconda metà del Novecento, ovvero la business etiquette, l'idea che i principi del galateo, del cerimoniale, che adesso vedremo in cosa differiscono, si possano applicare comunque anche all'ambito business. E questa secondo me è un'idea geniale, giustissima, perché? Perché io nella mia vita privata potrò fare quello che voglio, ma tendenzialmente mi sceglierò degli amici simili a me. Quindi se io sono una persona che per esempio non ama le situazioni formali, che preferisce appunto, non lo so, fare i barbecue in mezzo alle vigne piuttosto mettersi in abito da sera, andare a una cena in un palazzo in centro, probabilmente andrò a selezionare degli amici a cui altrettanto piace fare il barbecue in mezzo alle vigne e che non mi chiederanno dai andiamo alla Scala. Sul lavoro invece non è così, cioè noi possiamo essere nel modo che vogliamo fuori, ma sul lavoro ci verrà chiesto prima o poi di fare delle cose che non ci piacciono, che non vorremmo fare. Può essere, per qualcuno può essere l'evento di networking dove si sente a disagio, per qualcun altro può essere la cena di lavoro nel ristorante stellato dove uno dice io vorrei stare a casa a mangiare panino e bere birra dalla bottiglia. Tante cose dove però difficilmente, cioè mentre nella vita sociale normalmente, insomma a meno che non sia proprio il matrimonio di nostro fratello, ci possiamo sfilare, sul lavoro molto meno. E la cosa interessante della business etiquette, interessante anche proprio per il galateo di tutti noi di tutti i giorni, è che la business etiquette non guarda all'età e non guarda al genere, perché il galateo tradizionale sociale, proprio per una questione di eredità culturale che facciamo risalire fino al codice cavalleresco, quindi ancora ben prima di Monsignor della Casa, in realtà dà la precedenza alla donna, cioè nel galateo, cioè sul Titanic, ma anche sulla Costa Concordia, chi è che sale per primo sulle scialuppe? Le donne e i bambini, età e genere, che sono due temi che oggi, quando si parla di per esempio parità dei sessi eccetera, iniziare a dire ma tu sei signora, passa tu per prima, e ci sono tante ragazze che iniziano a dire a me non va, perché? Quindi ecco, tanti temi ci sono da affrontare nel galateo contemporaneo, non ultimo anche quello della tecnologia, cioè tutti questi strumenti che noi abbiamo, Zoom, adesso c'è Clubhouse, Instagram, i social, sono tutti strumenti che non ci arrivano con un libretto delle istruzioni, arrivano con una policy, ma non ti dicono cosa è giusto, cosa non è appropriato fare. E secondo me ci vuole la flessibilità, la capacità di lettura del contesto, la conoscenza di quello che c'era prima, per poter adattare, cioè per avere non delle regole ma delle indicazioni. Poi dopo ognuno ovviamente è libero di scegliere quello che preferisce. Ci sono domande, osservazioni, commenti? Elisa, volevo solo dire che è stato molto interessante questo escursus storico, perché è qualcosa che almeno io in prima persona non avevo mai guardato a questa sequenza storica da questo punto di vista. Non lo so, e poi magari è un'idea balzana che è venuta a me, però io mi sono fatta questa idea qua, nel senso, no, poi in realtà ho un po' di fonti che mi supportano, ecco. Però questa lettura, soprattutto la parte relativa all'evoluzione post-seconda guerra mondiale,
Cioè, allora, il fatto che proprio dagli anni 70 il Galateo è stato rimpiazzato dal self-help, ne parlavo, se sto scrivendo un libro, ne parlavo con la mia editora, la casa editrice, mi diceva, sì, no, ma è proprio così. Infatti dicevo, ma adesso pubblicate il mio libro sul Galateo, vuol dire che state pubblicando meno self-help? E mi fanno, ancora tira molto. Infatti dobbiamo un po' incartarlo come se fosse self-help. Ho detto, va bene, ok, ce la possiamo fare. Ho capito. No, molto, molto interessante, perché anche poi è una storia sociologica anche. Assolutamente sì, no? Ma infatti è quello, no? Che un sacco di persone ho scoperto grazie appunto ai social, che mi aprono mondi che non, cioè, per me inaspettati, perché poi quando sai le cose ti interessi diventa tutto ovvio, no? Cioè, come, non lo so, se parli con un medico e ti dice, ah, ma sì, questo è collegato a questo, sì, è ovvio, no? Per me non è ovvio perché io non sono un medico. E cioè, io mi sono resa conto che tante persone pensano al Galateo come a una lista di regole scritte nella pietra, che o le sai o non le sai, c'è, cioè, un po' tipo i quiz della patente, no? Con le crocette. In realtà, secondo me, è più... Infatti io non parlo raramente di Galateo, io di solito parlo di bon tono, di etichette. Etichette in realtà poi è sinonimo di Galateo, adesso vediamo proprio questo. Ma in Italia è percepito come una cosa un po' più... Cioè, Galateo, veramente, vedi, hai l'immagine della polvere che scende... E cioè, in realtà io lo dico sempre, non sono regole, sono indicazioni che ci permettono di dare una nostra lettura del mondo e ci permettono di decidere che decisione prendere con consapevolezza, cioè decidere che strada prenderlo e farlo con consapevolezza. E anche perché appunto la tecnologia è un esempio perfetto, non esiste un Galateo della tecnologia, esiste una lettura in chiave adattata alla tecnologia di delle regole che noi abbiamo da prima, ma non ha, cioè, determinate cose non hanno più senso oggi di essere, proprio perché cioè deve essere il Galateo al servizio degli umani, non gli umani al servizio del Galateo, se no viviamo in un mondo al contrario, ecco. Va bene, volevo un attimo chiarire poi le differenze appunto tra questi termini. Quindi abbiamo visto alla corte di Versailles la nascita del cerimoniale o protocollo. Cerimoniale o protocollo hanno una caratteristica che li differenzia da tutto il resto, ovvero sono scritti. Cioè, esiste un cerimoniale di Stato, esiste un cerimoniale ecclesiastico, esiste il cerimoniale militare, esiste il protocollo per appunto il piazzamento degli stendardi, e sono tutte cose scritte. Quindi se uno ha un dubbio, se il cerimonialista di turno che lavora al Quirinale ha un dubbio, esiste il decreto del Consiglio dei Ministri del, mi sembra sia del 2006, quello che ha ristabilito l'ordine delle precedenze tra le cariche dello Stato. Quindi chi si siede dove, chi si siede per primo, chi ha il privilegio di stare nel posto d'onore, è tutto scritto. Quindi sul cerimoniale in realtà non ci sono dubbi. È come il codice della strada, è come il codice civile. È scritto, non è aperto a interpretazione, c'è un'unica fonte, basta. Si applica e non si discute. In Inghilterra è un po' diverso perché la regina ha molta voce. Cioè qua da noi per fare una modifica al protocollo passano 20 anni. Adesso per esempio nel caso del funerale di Filippo, la regina, del principe Filippo, la regina ha... pare, insomma, non si sa se la regina in persona o la household, ma hanno rivisto alcune precedenze nel corteo funebre per intanto per non far stare vicini Harry e William, insomma, per sistemare altre faccende. E Anna dietro Camilla. Esatto, esattamente, perché comunque c'era anche Anna che ha partecipato al corteo, mentre Camilla non ha partecipato al corteo, si è poi aggiunta in chiesa. Comunque il cerimoniale o protocollo sono qualcosa di certo, a differenza del Galateo o etichette. Galateo e etichette sono quell'insieme di norme, ma anche tradizioni, ma anche convenzioni sociali che si applicano appunto a una dimensione privata. Quindi Galateo e protocollo si applicano di solito all'interno di istituzioni e sono relativi alla dimensione pubblica. Quindi quando noi vediamo appunto la regina Elisabetta che va appunto in processione in una delle varie cerimonie, può essere, poverina, mi è piaciuto un sacco il funerale del marito, può essere il Trooping the Colour, quella è una dimensione pubblica,
e viene seguito un protocollo. Quando la regina invece noi non la vediamo, ma starà a casa sua con i suoi nipoti a bere il tè, lì applicheranno il galateo. Il galateo si applica a situazioni, cioè è il protocollo, diciamo, applicato a situazioni private, ma a grandissima differenza del protocollo non c'è un'unica fonte, perché di libri di galateo ce ne sono 12 miliardi. Si prendono in considerazione anche le usanze regionali, per esempio, non so, se pensiamo ai matrimoni, ci sono 1000 sfumature regionali dove chi è che va a casa di chi, lo sposo, la suocera, cosa fa, chi porta il bouquet, ci sono 200 varianti. E per parlare solo d'Italia naturalmente, e poi appunto ci sono magari delle consuetudini che sono anche legate a determinate, non lo so, tra gli avvocati si fa così, tra, non lo so, nell'industria della moda ci si dà tutti del tu, tutti cara, tutti tesoro, tanti baci, quando si poteva dare i baci. A un meeting, cioè un incontro professionale tra avvocati, credo che se vai inizia a sbaciucchiare la gente, chiamano un TSO probabilmente. Quindi il galateo non è qualcosa di certo, diciamo, non esiste un'unica fonte, le fonti sono tante e sono sempre tutte aperte all'interpretazione. Questo è il motivo per cui uno dei miei mantra è che giusto e sbagliato in assoluto non esistono, almeno nel campo mio, poi nel campo della fisica magari sì. La business etichetta appunto è il galateo, quindi anche qua esiste una fonte, no, ne esistono tante, però applicato all'ambito del business, e come vi dicevo prima ha il grandissimo vantaggio, secondo me, pensando in una chiave contemporanea, di essere estraneo a valutazioni relative all'età delle persone e al loro genere. Infine, parliamo di bon ton, bien sens, savoir vivre, savoir faire, ci sono tanti modi per chiamarlo, che cos'è? Per me la definizione che io ho coniato è Lina Sotis diceva che era il buon tono della società, per me è la capacità di conoscere le regole del galateo, conoscere se è appropriato quelle del cerimoniale, ma soprattutto la capacità di lettura del contesto per applicare quelle regole per lo scopo per cui sono state pensate, ovvero quello di mettere a proprio agio e facilitare la vita agli altri, aggiungere valore. Per esempio, tornando al discorso che facevamo prima, se vado a una cena al Quirinale, è ovvio che io devo sapere come vestirmi per una cena formale, devo sapere come stare a tavola in una situazione formale, perché in quel contesto è quello che mi si richiede. Se però la sera dopo essere stata al Quirinale io vado con mio marito alla sagra della porchetta di Ariccia, non posso pretendere alla sagra della porchetta di mangiare nello stesso modo in cui ho mangiato al Quirinale, perché sarei io quella fuori luogo se chiedessi le posate, perché i panini con la porchetta si mangiano con le mani senza neanche avere un piatto di plastica sotto, proprio così, in piedi. E secondo me questo è un po' quello che oggi, almeno vi parlo per la mia esperienza, insomma non è lunga, però abbastanza intensa, negli ultimi 2 anni, cioè questo è quello che un po' manca, perché quello che a me chiedono sempre è scrivici le regole che noi le impariamo. Io dico sì, ma magari fosse così facile. Bisogna appunto valutare, capire, adattarsi. Per esempio è una discussione infinita sul tu o lei nei negozi. A questo proposito, io lavoro tanto con brand che fanno retail di più o meno alto livello e dicono, ah, noi diamo del lei, sì, però se dai del lei ci sono delle clienti che si offendono perché si sentono magari un po' anziane. Ah, noi diamo del tu, però ci offendi magari altre clienti. Quindi forse invece di avere, poi dipende, chiaro che in determinati contesti devi dare del lei per forza, però diciamo che quello che secondo me vale la pena davvero di sviluppare non è tanto la conoscenza delle regole quanto la capacità di, sì, magari conoscere le regole soprattutto in determinati ambiti ci sta, però è proprio la capacità di leggere il contesto e di avere un'ottica altruista e rispettosa. Non mi viene da dire. Che ne dite? Vi ho convinto un po'? Ma non si sa. Poi Elisa, sicuramente
questa cosa del ciao in qualsiasi negozio si entri, per esempio, è tragedia. Per me è insopportabile. Cioè, è insopportabile, ma per me è ancora più grave, perché io capisco che magari alcuni negozi abbiano il ciao per policy, per l'appunto, però quando io poi mi avvicino e vedi che potrei essere tua madre, non mi puoi continuare a dire. Mi è capitato a Natale che mi avevano chiesto un regalo proveniente da uno specifico negozio. Sono andata, ho fatto la fila fuori e quando toccava a me, la venditrice mi ha chiamato così, non sto scherzando, è un negozio qua su Buenos Aires di gioielli, non faccio il nome perché sono simpatica, ma così. Io che mi guardo dico, ce l'ho, c'è con me? Tesoro, tocca a te! Io, vabbè, però ho detto, magari poverina, era molto giovane questa ragazza, ho detto, magari poverina è mio, poi adesso che arrivo mi avvicino al bancone e vedrà che ho l'età di essere sua madre, quindi mi inizierà a dare del lei, invece no. Appunto tesoro questo, tesoro quello, tesoro quest'altro, ma poi ho capito perché poi lei mi ha passato a un altro shop assistant che mi ha portato in cassa e sia lui sia la ragazza che poi stava in cassa mi hanno chiamato tutti tesoro e quindi ho proprio capito, questi hanno uno script aziendale che gli dice di chiamarmi tesoro anche se ho 42 anni e potrei essere la madre di tutti loro se fossi stata una madre giovane. Non lo so, ma poverini, mi hanno fatto anche tenerezza, le avrei voluti strozzare, anche perché poi quella la ragazza insomma in cassa, tesoro, ma vuoi fare la tessera fedeltà? Io tipo oh, grazie, arrivederci, non mi vedrete mai più. Ecco, volevo aggiungere un ultimo dettaglio che secondo me è super importante nel mondo contemporaneo, che è quello relativo appunto a ciò di cui si occupa poi Anna, che è la consapevolezza cross-culturale, proprio per evitare quegli atteggiamenti che secondo me, vabbè, non è vero che sono solo di noi europei, però noi europei un po' di più, cioè che un po' della spocchia di dire ma noi facciamo le cose bene, guarda questi altri sono incivili perché sputano, sono incivili perché mangiano con le mani, sono incivili perché XYZ. Magari possiamo imparare provare a considerare che esistono forme di civiltà diverse e che tutti al mondo meritiamo lo stesso rispetto. E che proprio possiamo imparare un sacco di cose interessantissime da chiunque, cioè che tutta questa diversità di cui siamo circondati per me è una ricchezza incredibile. Ci ho detto, se non ci sono domande vostre particolari o richieste di chiarimenti, approfondimenti, eccetera, adesso vorrei sentire voi, facciamo il gioco al contrario, dove io faccio a voi le domande che di solito fanno a me, poi proviamo, se vi va, a rispondere insieme. Ci state? Va bene. Siete pronti? Sì. No, sì. Non allora, vai con la prima. Cosa portare quando si è invitati a cena? Oh. Voi cosa portate? Bottiglino. I fiori o un libro? Dipende da chi si è invitati. Cioccolatini. Allora. Vino. Aspetta, perdonami, allora moglie, signora Gallo, penso, vero? Sì. Ecco, non so il tuo nome, scusa. Manuela. Manuela, perdonami perché non lo vedo sotto. Hai dato la risposta giusta sempre, sì. Che è dipende. È dipende, perché è verissimo, dipende, perché se mi invita a cena, se mi invita a una cena al Quirinale probabilmente non porterò niente. In realtà qualcun altro che ha suggerimenti sul cosa si porta a una cena? Non cibo né vino, perché ti viene offerto e quindi mette in imbarazzo anche l'invitante. Allora, questa è un'ottima osservazione. Allora, in realtà dolci e vino, insomma cibo, sì, scusa. Parla del dessert. Allora, in effetti vanno bene se possiamo informarci. Certo. Cioè, se abbiamo una confidenza con chi ci ospita, tale per cui posso dire, ok,
ti va se porto il vino? Dimmi cosa c'è in menù o dimmi che vino va bene, così scelgo qualcosa di adeguato, perché non mai cascato la chiusa, io arrivo con l'amarone e poi la padrona di casa ha cucinato il salmone e... una abbinata che peggio non la riesco a immaginare. Tra l'altro, secondo il Galateo tradizionale, quello che gli ospiti portano dovrebbe essere messo a disposizione, cioè non è che tu arrivi con la bottiglia di amarone, io lo metto in cantina e ti offro il tavernello. Quindi qualche volta succede, a volte succede. Gli ospiti sono tanti e particolarmente generosi nei loro omaggi, capita che non si riesce a bere tutto in una sera, però diciamo anche che appunto cortesia vorrebbe, proprio come gesto di cortesia per gli ospiti, che l'ospite porta qualcosa e io quel qualcosa lo metto a disposizione. Si parlava anche di fiori. I fiori vanno bene, vanno meglio se sono portati in un vaso oppure fatti recapitare il pomeriggio oppure il giorno dopo, perché anche qua dipende. Se sto andando a cena da una coppia di amici e siamo in quattro, arrivo con il mazzo di fiori, lo metto in mano, non è un problema. Ma se magari è una cena da tante persone, io arrivo, la padrona di casa probabilmente ha le cose in cucina sul fuoco, gli ospiti già arrivati da intrattenere, i cappotti da prendere, metterle magari anche in mano un mazzo di fiori è una cosa che crea un po' di maretta in più, perché spacchetta i fiori, metti l'acqua, cerca il vaso giusto e via dicendo. In realtà il regalo... più a prova, cioè nel caso vi trovaste mai in dubbio di dire oh, mi hanno invitato a cena, magari persone che non conosco tanto bene, non so cosa regalare, voglio un regalo a prova di bomba, il regalo a prova di bomba per una cena è una scatola di praline, magari andiamo a comprare da Marchesi in un posto un po' blasonato, che abbiano una bella scatola, magari non i cioccolatini del supermercato, però la scatola di belle praline di solito è proprio una cosa che di o trovi l'unico sulla faccia della terra che c'è cioccolata, io proprio non la odio, però ecco, è qualcosa che di solito piace a tutti, che è facile da condividere perché apri, non richiede preparazione, stanno già lì, devi solo far girare la scatola, difficilmente appunto incontrano resistenze le praline, soprattutto se sono praline alcoliche, perché poi magari ci sta sempre l'astemio oppure chi per motivi etici eccetera non beve vino, non io, però si sa mai, e quindi appunto e soprattutto non interferiscono nel menù come farebbe un dessert, perché magari c'è stata la cena a base di formaggio, io arrivo col tiramisù, magari potevo portare un dolce diverso, quindi in realtà dolce e vino non è che non vanno bene, vanno bene nel momento in cui ci possiamo informare. Bene. Come rispondete a domande fuori luogo? Vi fanno mai domande che non volete sentirvi fare? Vedo Danila che annuisce. E cosa rispondi di solito? Mi arrabatto. Non sempre mi viene la risposta giusta. Ma tipo che domanda? Cioè non lo so, perché... Allora, secondo me vanno per classi di età le domande fuori luogo, cioè domande fuori luogo per i diciottenni sono cosa vuoi fare da grande, hai deciso che università fare, come vanno gli studi, ce l'hai il moroso. Poi classe successiva, come va il moroso quando vi sposate, come vanno gli esami all'università. Poi si passa alla fase figli, quando fai un figlio, non lo volete un figlio, quando fate il secondo, quanto avete pagato la casa. Sì, sono così. Tutte queste domande a cui alla fine tu vorresti dire ma tu i fatti tuoi mai. Anche lì dipende dalle persone che te lo fanno, perché non sono domande a cui vorresti rispondere, ma a certe persone che sei particolarmente curiose o interessate, io eviterei veramente di rispondere, non so come fare. Allora, io di solito do due suggerimenti in questo caso. Il primo è di confezionarsi delle risposte vaghe. Cioè, quando fate un figlio? Quando Dio vorrà. Quando Dio ci manderà la benedizione. Non è che fate il fratellino? Se Dio ce lo manda lo accoglieremo e se no pazienza. Quando lo vorrà il cielo? Cioè queste risposte, oppure quanto hai pagato XY?
era un buon affare, oppure sì, mi sono tolta un po' uno sfizio, ma sono contenta, cioè senza dare un prezzo preciso. Si può sempre mentire dicendo, nel caso del prezzo eccetera, in alcuni casi si può mentire dicendo ma no, guarda, proprio sai che non me lo ricordo. Io un'altra opzione che non mi sento di sconsigliare, soprattutto di fronte a me, è capitato, c'erano persone completamente quasi sconosciute, perché un conto è tua sorella che ti chiede ma il secondo figlio l'ho fatto oppure no, un conto è quando te lo chiede la collega che dici ma tu che vuoi. Quindi anche proprio dire guarda, mi dispiace, questo argomento è molto personale, preferirei non parlarne. La gente che ne sa, nel senso, cioè io sono abbastanza a favore anche del dire no, guarda, scusami, con i dovuti modi naturalmente, ma questo è un argomento un po' personale, preferisco non parlarne. Argomenti di cui parlare a tavola, non diciamo quelli da evitare, diciamo quelli che vanno bene. Qua secondo me siete tutti esperti, perché io ho capito che siete gente a cui piace stare a tavola, mangiare, bere e chiacchierare. Esattamente. Di solito, beh, come in generale tutti gli italiani, si parla di cibo, di dove hai mangiato, di come lo faceva la tua mamma, insomma. Tutti i discorsi di alto livello. Ma giustamente, perché i discorsi a tavola dovrebbero essere... non devono essere di alto livello, proprio perché devono essere inclusivi, cioè tutti quelli che sono intorno al tavolo devono poter in qualche modo partecipare. Il cibo è un ottimo argomento, magari non il cibo che si sta mangiando in quel momento, però parlare di cucina, cosa ti piace, cosa non ti piace, i tuoi ingredienti preferiti, se potessi mangiare. Poi diciamo anche, dipende anche molto da come si parla degli argomenti. Per esempio, un altro ottimo argomento da affrontare a tavola è la cultura. Non pensiamo solamente a cultura nel senso musei, cose, ma i libri che si stanno leggendo, anche cultura pop, concerti, serie TV, eccetera. Anche in questo caso, cioè viaggi, hobby, diciamo tutti quegli argomenti che sono argomenti positivi, su cui tendenzialmente chiunque ha qualcosina da raccontare, ovviamente in base alla propria personalità, e che non si prestano ad essere argomenti controversi. Poi dipende, facciamo... Politica? Come? Come la politica? No, infatti la politica la metto ovviamente tra i no, insieme ai tradizionali argomenti da evitare a tavola, che sono il sesso, la religione, i soldi, le malattie, eccetera. Però devo dire, secondo me ci sono un sacco di argomenti spinosi che cui magari uno non pensa, ma prova a metterti a parlare di intolleranze alimentari. Lì è il terreno minato, comunque di tutti quegli argomenti che possono ferire in qualche modo la sensibilità di qualcuno, cioè dalle droghe ai matrimoni gay, ma che ne sai di chi, nel senso che chi c'è a tavola con te, poi ripeto, dipende dalla compagnia, è chiaro, però se non siamo molto sicuri della compagnia ci sono tutti quegli argomenti che si prestano a delle prese di posizione un po' estreme, è meglio evitare, cioè nessuno si offenderà mai perché, spero, perché gli dici che la serie TV che a lui è piaciuto tanto ha fatto schifo, invece su argomenti come appunto i gay possono adottare bambini, sono anche argomenti molto belli, molto d'attualità e che si prestano molto a un dibattito, però ecco, se non si conoscono bene le persone, diciamo che è facile che possano urtare delle sensibilità diverse dalla nostra, quindi quelli assolutamente no. Ripeto, poi anche argomenti come i libri e i viaggi, anche lì dipende, perché si può parlarne facendo sfoggio, ah io ho viaggiato di qua, ho viaggiato di là, oppure ho letto questo, ho letto quello, oppure si può parlarne in maniera più inclusiva dicendo ma se tu avessi 2 settimane libere, una carta di credito donata da un ammiratore misterioso senza limite, dove andresti, cosa faresti, qual è il viaggio dei tuoi sogni? Questa è una domanda che permette di parlare di viaggio anche a chi magari non è mai uscito dai confini della Lombardia. E adesso nella situazione attuale con la pandemia, il Covid, i vaccini, ci sono argomenti a go-go anche con persone sconosciute, perché vedi, le problematiche dei colloqui fra noi amici non esistono, per cui noi, galateo fra di noi, zero, completamente. Si mangia, si beve, si parla di tutto senza nessun problema, perché siamo in una confidenza cinquantennale, per cui immaginati. Certo. Invece...
mi è capitato quando sei con persone che non conosci, io cerco sempre per esempio di avere notizie prima sulle persone con cui sono a tavola, se è possibile, in modo da poter già cercare di inserirmi, cosa fa quello, fa il promotore finanziario, fa l'industriale tessile, fa... Certo, questa è parte, tu sei veramente advanced, Maurizio. Oh, una cosa. No, questa è assolutamente una cosa molto molto importante, e se abbiamo l'occasione poi ci sono dei casi in cui magari non si può fare, perché penso magari vado adesso, non quest'anno, però capita il matrimonio dove vieni invitato e ti a tavola, come... Cioè, nel senso, però se c'è la possibilità di fare della ricerca prima, ma certo, come no, facciamo un po' di compiti che non può fare che bene. Poi, primi appuntamenti, chi paga? È bello questo. Eh no, perché c'è chi ride, ma io vi assicuro che ci sono anche persone che si arrabbiano se dici... No, vabbè, vediamo, chi è che paga il conto? Ma in teoria dovrebbe pagare il ragazzo. Io sarò dal... No, oggi non più, credo, Manuela. Non più. O allora si fa la romana, non lo so. La romana, ma sì. No, la romana è proprio friend zone immediata, nel senso la romana è proprio... No. No. E allora? Allora paga chi invita. Come se c'è male nella vita, questo paga chi invita anche per esempio sul lavoro, eccetera. Oggi, secondo me, anche in ambito... Allora, poi vogliamo seguire il galateo tradizionale, che a me dispiace dirlo, poi c'è le femministe su Instagram e se magnano, ma il galateo è sessista, sì, cioè mi dispiace, cioè la donna viene per prima, è un sessismo benevolo perché discende dal codice cavalleresco che vedeva la donna un po', siamo nell'epoca Dante e Beatrice, quindi la donna, questa creatura angelicata praticamente... Vabbè, l'uomo cavaliere senza macchie, senza paura, che deve proteggere questa creatura angelicata ma poverina, un po' deboluccia, no? E, motivo per cui, cioè, è davvero, si chiama sessismo benevolo e è filtrato attraverso i romanzi cavallereschi, le corti che le hanno riprese, eccetera, è arrivato fino a noi con l'uomo in vita, l'uomo paga il conto. In realtà io ho anche a che fare con un sacco di coppie omosessuali alle quali dico, boh, decidete voi, invita, cioè chi invita paga. L'unica cosa che veramente sconsiglio è un appuntamento galante, cioè i primi appuntamenti galanti, appunto fare alla romana, perché no, certo, casca un po' la poesia, squallido. Sì, è proprio un po' squallidino. Invece chi è che deve riattaccare per primo, chi chiama o chi riceve? Il chiamante, secondo me. Chi chiama. Che lì come fai dire? No, qua sarebbe chi riceve, perché il concetto che ci sta dietro è io ti chiamo e ti disturbo, quindi fino a che tu non hai finito tutto quello che mi dovevi dire, io non posso riattaccare perché sono stata io che ti ho disturbato, in qualche modo che ti ho interrotto. Quindi la regola dice, poi è ancora attuale, non lo so, sicuramente l'unica cosa che io reputo veramente attuale del galateo telefonico è dire quando chiamo, chiunque chiamo, la prima cosa che chiedo è sempre è un buon momento, perché anche se sono concordate, certo, io Maurizio ti voglio bene, ma no, purtroppo, no, poi lo so che magari tante cose che dico... sembrano puro buon senso, in realtà lo sono, però vi assicuro che palle di fieno là fuori, cioè non so, ma anche voi forse vi capita gente che vi chiama a casa a qualunque ora, a me sì tanto, cioè anche per lavoro, senza appuntamento, così a caso, infatti ho tolto il numero di telefono dalla firma della mail, così, no, certo. Così almeno limito. Ecco, questo è un altro tema che a me sta molto a cuore. Secondo voi è vero che parlare di soldi è maleducato? Sì, sempre, a volte. No, dipende con chi sei, ecco. Per cui... Grande, Maurizio, assolutamente. Anche in questo caso la risposta giusta è dipende, perché recentemente ho letto un intervento di un'esperta di Bonton che diceva parlare di soldi non si fa neanche un colloquio di lavoro. E io ho proprio scritto al giornale e gli ho detto scusate, ma siete degli irresponsabili.
a pubblicare una cosa del genere. Cioè, parlare di soldi a tavola è ovvio che non si fa, o comunque in situazioni sociali chiedere quanto è costato questo, quanto è costato quello, no. Però questo è un tema, secondo me, molto rilevante anche proprio per il discorso del gender gap. Cioè, io mi sono fatta l'idea, avendo comunque una storia di insomma, un po' di contratti con aziende, le ho firmati nella vita, nella mia vita da dipendente, ho sempre avuto la sensazione che noi donne ci troviamo molto più a disagio dei signori maschi a parlare di soldi, perché comunque siamo state, almeno parlo per me, comunque un po' educate, che le signorine parlano, eccetera. E questo ci mette in una posizione di svantaggio sul lavoro, perché nel momento in cui io devo, ma io ho un sacco di donne che mi scrivono, professioniste, imprenditrici, ah, come faccio a ricordare gentilmente che devono saldarmi la fattura? No, la fattura ti va pagata, non è che lo devi ricordare gentilmente, lo devi ricordare, punto. Cioè, mail, non ci risulta pagato questo, avete tempo fino al, e via dicendo. E quindi ecco, no, secondo me, appunto, assolutamente parlare di soldi è più che opportuno, anzi è doveroso in determinate occasioni. Quanto tempo abbiamo per rispondere a un invito da invitati? Poco tempo. Subito. Grazie. Educazione proprio. Esatto. Per chi organizza. Il primo, esatto. Rispetto per chi organizza, il prima possibile. Rispondo il prima possibile, ovviamente il prima possibile non vuol dire rispondere a caso, come purtroppo succede di gente che ti dice sì sì vengo, 2 mesi prima, poi arrivi alla vigilia della cosa, sei organizzato e dicono ma non riesco, 2 mesi fa, vabbè, sì. Rispondere il prima possibile. E infine, cosa rispondiamo, cosa rispondereste, poi vi dico anche cosa rispondo io, a quelli che dicono, perché ce n'è, che le buone maniere sono cose da ipocriti, perché loro preferiscono essere spontanei e onesti. Questa è una cosa che mi viene detta un sacco, ma perché così non sei onesto. No. Si possono coniugare le due cose. Essere... No, beh, io assolutamente penso di sì. In realtà quello che io di solito dico è che per me, allora, le buone maniere verso gli altri sono qualcosa che serve ad aggiungere valore alle relazioni, alle interazioni più che alle relazioni, perché io posso anche solo andare a comprare il giornale, non ho una relazione col giornalaio, ho un'interazione nel senso che io gli do i soldi e lui mi dà il quotidiano. Ma se io ci aggiungo un sorriso, un bel grazie, comunque aggiungo qualcosa alla sua giornata. Quando invece siamo da soli, in realtà il galateo più di tanto non dovrebbe centrare, perché dici, il galateo comunque è, comunque sono delle regole che hanno a che fare con l'interazione con gli altri, quindi quando sono da solo, c'è anche un famoso detto, non mi ricordo di chi, che dice galateo non è non mettersi le dita nel naso, è non mettersi le dita nel naso quando qualcuno ti vede. E non sono molto d'accordo, nel senso che secondo me quando si è da soli la buona educazione diventa uno standard che uno si dà, che uno si auto mette, diciamo. Cioè io posso sicuramente e sicuramente lo faccio ogni tanto, fare la serata dove mangio un toast sul divano in pigiama bevendo la birra dalla bottiglia e guardando una serie TV sul computer, però non voglio che sia il mio standard di vita, io non voglio vivere così, quindi so che tutte le sere io metto in tavola parecchio, anche se sono da sola, magari fossi da sola adesso, cioè mi viene certe volte, nel senso che bambini piccoli eccetera, dopo quest'anno poi potete capire che per me una serata da sola sarebbe la serata che apre lo champagne. Però insomma, anche quando non avevo figli, eccetera, c'è un minimo, di piatto, forchetta, coltello, tovagliolo e bicchiere, diventa uno standard che noi diamo a noi stessi e alla nostra vita per decidere noi come vogliamo vivere e perché le eccezioni siano davvero delle eccezioni e non quello che poi tiene banco tutto il tempo, ecco. E basta, io con questo concludo il mio intervento. Qui se avete voglia di approfondire, rimanere in contatto, scrivermi, telefonarmi a ore improbabili senza preavvisarvi, trovate, no, quello appunto il numero l'ho tolto.
Ma io vedo un cane. Matteo. Ecco lì. Ciao! Ciao Mattia! Ciao a tutti, scusate l'interruzione. Ho dimenticato il cibo del cane. Buonanotte! Buonanotte! Scusa, ma... Allora, due bambini piccoli, noi ne abbiamo uno solo che grande, ecco che amore. Ma che cane, non lo volevo vedere meglio, non l'ho visto perché ho la finestrella piccola, non riesco a rimetterla grande per qualche motivo. Prendi il cane, riprendi il cane, Maurizio. È andato. Va bene, ho voglia di un cane, ma adesso no, devo aspettare un po' più. Ho ceduto io. Ma caro, ma dove l'avete preso? A Trapani. In un canale. Ah, sì, io passo le mie serate a guardare la Lega del Cane, cercapadrone.it, sì. Quando avete abbandonati.com. Mattia è un espertissimo, sa dove andare. Infatti questo l'ha preso a Trapani da una sua amica di Bolzano che ha un canile a Trapani. Sì, sì, perché in Sud Italia ce n'è un sacco. Io ho un gatto adesso perché nell'attesa io avevo un cagnolino che insomma... ha avuto i suoi anni perché è morto con 17 quando avevo la bimba piccola proprio super neonata, e nel frattempo ho detto prendo un gatto e me l'hanno portato anche quello da provincia di Roma, era in una colonia felina da quelle parti, però è rimasto un po' selvatico, questo sì. Elisa, per vederti dovresti chiudere la tua presentazione, la tua condivisione. Eccolo qua. Eccolo qui, infatti adesso mi saltava all'occhio il bottoncino new share e quindi pensavo di averla già stoppata, vi chiedo scusa. È stato piacevolissimo, Elisa. Molto brava, grazie. Ma grazie a voi, grazie. Veramente super piacevole anche per me. Grazie. Come essere in famiglia, vi voglio fare veramente i complimenti per aver creato questa realtà che è incredibilmente vivace, bravissimi siete. Perché ce la facciamo? Io ho una curiosità, Elisa, perché ho guardato Instagram dove ti trovo piacevolissima, ma di solito che cosa ti chiedono, cioè, e come organizzi? Entro il lunedì ricevi... Allora, il lunedì pubblico questo box dove ricevo le domande. Perché allora io ne ricevo un sacco in realtà anche in messaggio, però quelle che mi vengono fatte tramite il modulo che io pubblico finiscono in una pagina a parte, Instagram non è particolarmente usabile, quindi mi rimangono lì in una pagina in archivio, io ogni giorno ne scelgo 3-4, cioè poi è una roba che faccio la mattina quando sto preparando i bambini per mandarli a scuola, quindi potete immaginare la tranquillità con cui lavoro, però la mattina rispondo e questo lo faccio da quasi 2 anni, e devo dire che ha molto stimolato l'interesse. Tra gli argomenti che mi chiedono di più, la tavola sicuramente, tantissimo sugli abiti, ma proprio tanto, come vestirsi per andare dove, che infatti mi ha molto stupito perché Instagram è pieno di gente che si occupa di moda, di queste cose qua, non avrei mai pensato. Però sì, perché mi rendo conto che il sapere che una volta era nelle case oppure ce l'avevano le vandose nelle boutique o le sarte, cioè quello che se tu andavi dalla sarta e dicevi devo andare a un matrimonio di mattina, si sposa mia cugina, si sposa in cattedrale, era la sarta che diceva guarda mattina cattedrale io farei un vestito così di questo colore qua eccetera, oggi quel sapere lì non ce l'ha, non c'è, è perso. Certo, poi ti chiamano tesoro. Salve tesoro. Esatto, salve tesoro. Così. Sono quello, poi cose sul lavoro, ma in realtà mi chiedono veramente un po' di tutto, anche tante cose sulle suocere. Addirittura. Suocera, cioè, ma infatti e tante cose, ma queste sono, io ho un audience molto femminile, mi chiedono anche tanto, ma io lo vedo, infatti poi dico, poi non mi venite a chiedere le cose sulle suocere se già state messe così quando siete fidanzate, che primo incontro con i futuri suoceri, che poi in realtà non sono i futuri suoceri, cioè non è che tutte queste ragazze sono con un diamante al dito e si stanno per sposare, cioè futuri suoceri sono già dopo
3 mesi che queste stanno fidanzate. Quindi dico, poi dopo non vi rompete le scatole, però se la suocera vi entra in casa senza avvisare, quando tu dopo 3 mesi che stai con uno, sua madre è già la tua suocera. Come dire? Io sono fortunata perché non sono suocera. Ora magari. Ma io non lo sono, qui molte altre lo sono, tra le nostre amiche. Elisa, scusami, io volevo chiederti una cosa. Qual è il limite, la demarcazione fra il galateo, che io definirei, se mi venisse chiesto da un bambino, il galateo per me è l'insieme di norme comportamentali della persona, sì, fra il galateo e la buona educazione, perché sono due cose che possono andare d'accordo, una persona potrebbe essere anche estremamente, vanno a pari passo le due cose. Cioè, secondo me la buona educazione è un po' più vicina al bon ton come idea, nel senso che il galateo preso in sé per sé, per esempio parliamo di galateo della tavola, che è uno degli aspetti, diciamo, più codificati, se non altro perché l'umanità si siede a mangiare insieme da quando insieme cacciavano nelle praterie, visto che l'uomo comunque è un animale debole e ha bisogno di associarsi se vuole cacciare qualcosa di più grosso di un coniglio, di un fagiano. Cioè, le regole della tavola, appunto, possono essere molto codificate, possono andare contro quella che è la buona educazione. Per esempio, regola della tavola che non si dice buon appetito. Ragazzi, io ve lo dico qui pubblicamente, neanche tanto, ma qua in privato tra noi lo posso dire. Mio padre, per esempio, è uno che dice sempre buon appetito, e quando io sono a tavola con lui lo dico anch'io, perché non lo voglio far sentire male. Ma non si dice? Eh? Non si dice buon appetito. No, il galateo ci sono delle cose che odia, poi io lo dico sempre a tutti, io non penso che queste sono le cose che fanno una persona educata o maleducata, però se andate a vedere, non lo so, tipo, io parlo sempre della Barbara Ronchi della Rocca, perché per me è un po' l'esempio, no, di questo galateo un po' ingessato, poi lei è una persona molto gradevole, e quindi non ho niente contro di lei, però essendo conosciuta faccio questo esempio, però io sempre, ogni volta che qualcuno dice buon appetito, una Barbara Ronchi della Rocca muore. Buon appetito, il salute quando qualcuno starnutisce, il salve, il cincin al brindisi, e ce n'è anche un'altra, mi sembra che fossero 5 le cose più odiate. Il buon appetito, il salve, il cincin, comunque sì, ci sono proprio queste, il salute e chissà, non mi viene in mente la quinta, comunque sì, queste cose qua sono in realtà non previste dal galateo, ma secondo me è buona educazione che se uno ti dice salute perché è starnutito, tu, cioè non fai finta di niente, dici oh che burino. Penso. Io ho avuto un collega inglese per alcuni anni, andavamo a pranzo assieme tutti i giorni, io tutti i giorni gli dicevo buon appetito e lui mi rispondeva sì. Sembra loquace come mio marito, che invece è svedese, eppure è un po' così. Io sconvolta, e anche i miei, perché lui da bravo svedese, la prima volta che ha visto i miei genitori gli ha dato subito del tu, e i miei genitori verdi. È svedese, cioè, poi in realtà non è vero che non parla bene l'italiano, però gliel'ho venduta come svedese, queste cose non le capisce, ma in realtà perché nella loro, cioè, sono molto più sportivi da questo punto di vista. Quello che io non sopporto invece del buon appetito lo dico sempre comunque, sì, ma quello che non sopporto invece è quello degli americani che ti servono anche al ristorante e ti dicono alle volte anche con un'aria un po' di enjoy. Ma enjoy. È una cosa che mi fa bloccare subito l'appetito, quell'enjoy. Neanche la enjoy your meal. Ognuno ha le sue mode, le sue modalità. Sì. La mia domandona invece... lasciamo la registrazione. Perché faccio io la domanda, voglio dare la registrazione.
a proposito no, di buon il tovagliolo nell'apparecchiare va a sinistra o va a destra? E non bisogna metterlo sul piatto. No, allora, parliamo del tovagliolo. Dipende dalle scuole. Allora, questo è un argomento con cui ci si prende per i capelli. Ah, ecco. Dico, no, è un argomento super dibattuto. Cioè, veramente, c'è una signora che credo che non mi parli più perché una volta, che fa lo stesso lavoro mio più o meno. Ma so che una volta, cioè io quando mi chiedono dico sempre metti la sinistra perché è la cosa più comunemente accettata, diciamo, a sinistra diciamo che non si sbaglia, però in realtà perché? Perché la tavola che noi troviamo qua quando andiamo al ristorante è un'apparecchiatura di tipo inglese, cioè proprio deriva dalla scuola di apparecchiatura inglese, e nella scuola inglese il tovagliolo va a sinistra a pranzo, sul piatto la sera. Poi nel banqueting, per esempio, lo usano molto sul piatto proprio perché adesso non so cosa succederà dopo il Covid. Prima però lo usavano molto il tovagliolo sul piatto per una questione di spazio, cioè perché devono per risparmiare spazio nell'apparecchiatura. Nella scuola francese il tovagliolo può, non è che deve, ma può andare anche a destra. Di solito viene messo a destra per dei casi di apparecchiature meno formali, per esempio per i tè pomeridiani e queste cose qua. Però il tovagliolo è la prima cosa che si prende quando si va a tavola, perché non si dice buon appetito, ma cosa si fa per cominciare il pranzo? La padrona di casa che spiega il tovagliolo, lo mette sulle ginocchia. E quello, poi tutti gli altri fanno lo stesso, e quello è il segno che il pasto sta iniziando. Quindi io dico, sto tovagliolo mettetelo dove volete, basta che sia funzionale l'apparecchiatura, cioè sopra il piatto va bene, io arrivo, prendo, me lo metto sulle ginocchia, a destra, a sinistra, anche oltre, mettetelo dove vi pare, basta che non lo mettiate in un posto dove io non lo posso prendere, tipo sotto le posate, che è un grandissimo classico, perché io devo alzare le posate, prendere il tovagliolo, rimetterle a posto e via dicendo. Oppure come si vede adesso, se vi capita, ma capita abbastanza spesso di guardare scatti di foto di matrimoni, cerimonie, eccetera, lo mettono per motivi puramente scenografici sotto al piatto anche, cioè in mezzo tra il piatto piano e il piatto fondo, che per una foto va benissimo, ma se tu devi veramente apparecchiare una tavola, magari un tavolone lungo, e ti immagini 40 persone che si siedono, tutti che alzano il piatto, prendono il tovagliolo, lo riappoggiano, crei una confusione che altrimenti è evitabile. Però sì, il tovagliolo è proprio l'argomento, come dire, più dibattuto della storia in termini di galateo. Lo metto a sinistra, quindi posso continuare. Lisa, scusami, nelle cene più formali è meglio servire i piatti serviti o portare il piatto di portata e farlo girare, non avendo la servitù, ovviamente, che... Avendo servito, allora dipende molto dalla cucina, perché ovviamente se vuoi fare l'impiattamento in cucina, ovvero c'è il servizio all'italiana, quindi il piatto che arriva in tavola già impiattato, ci sono un po' di cose da considerare. Uno, deve avere lo spazio in cucina. Due, probabilmente viene sprecato molto più cibo. Tre, deve avere la manodopera in cucina, perché impiattare... Quindi è una, cioè sono, invece se fai a tavola senza servizio, cioè se non c'è una persona che fa il servizio, ci possono essere due scuole, il servizio alla francese dove si mette il piatto sul tavolo e gli invitati lo fanno girare, sì. Oppure il cosiddetto family service dove c'è la mamma, la padrona di casa, sì, nel caso che serve tutti. Io preferisco, però dipende da cosa si serve, far girare il piatto. Ma banalmente perché ho una cucina con pochi piani di appoggio. Okay. Cioè, se io avessi nella prossima casa voglio una cucina senza porte, senza finestre, con un sacco di piani di appoggio. Come tu. Queste scelte anche nei ristoranti comunque vengono fatte, non solo cioè il tipo di servizio da fare è anche proprio legato a delle esigenze molto concrete, tipo cioè quel tavolo è nell'angolo, io non posso fare il giro col servizio al vassoio, quindi faccio arrivare già impiattato, oppure per fare il servizio al vassoio devo avere dei camerieri esperti, ho dei camerieri inesperti un po' incapaci perché ho chiamato il cugino del fratello dello zio a darmi una mano perché stasera ero pieno, ma forse l'impiattamento in cucina è più conveniente. Dipende un po' sicuramente il tipo di servizio più raffinato, potendo appunto avendo il servizio, è quello con il cameriere che ti...
Certo. Certo che ti fa girare. Il servizio alla francese. Basta che non ti dica tesoro, ne vuoi ancora un po'. Questa cosa del tesoro mi è rimasta. Il tesoro è segnante, sì. È cara. Vabbè, se ne sentono un po' di ogni nei negozi, vabbè, insomma, porini. Che loro, cioè, capiscono, non è il loro target. Bene. Bene, molto bene, allora, un molto piacevole, grazie Elisa. Ma grazie a voi, davvero, tantissime grazie, grazie Anna, grazie Maurizio. Tante piacevole. Grazie. Allora, la prossima volta ti invitiamo a cena, così tu poi ogni volta che sbagliamo ci sbacchetti. Noi facciamo quello che facciamo normalmente e tu ci dici questo no. Ma io devo dire che è un lavoro, nel senso che la gente viene a cena a casa mia, oppure quando mi capita di invitare gente fuori a pranzo perché ho piacere di fare un pranzo, mi dicono: ma io ho paura di venire a pranzo con te. Invece no, sono anche abbastanza passata. Allora, prima di salutarci, diciamo cosa c'è la settimana prossima. Sì. Certo. La settimana prossima abbiamo una cosa che a Maurizio piacerà tantissimo, perché sì, abbiamo un ottico sportivo, un ottico Iron Man, che ci parlerà di ottica e sport. Ma che bello! E quindi ci farà una piccola lezione su, naturalmente, su tutti i vari problemi ottici, eccetera, ma poi di come lui li risolve, per esempio sulle maschere da sub piuttosto che sugli occhiali da biciclista, da ciclista e così via. Quindi credo che sia una cosa abbastanza piacevole. Noi lo conosciamo da tanti anni, è il nostro ottico di fiducia. È molto bravo. È molto, molto bravo. E poi è francese, per cui parla per cui, con un accento francese molto simpatico. Sì. È un ragazzo molto simpatico, timido, ma simpatico, un lungagnone. Sì, un po' intimidito. Ed è un vero Iron Man, nel senso che fa queste prestazioni sportive, sapete, no? 100 sì, chilometri piuttosto che nuoto, bici e tutto. In montagna a correre magari. Ma adesso lui ce lo racconterà, quindi non togliamo sorprese. Noi sappiamo solo della bici, no, perché invece degli occhiali nella sua negozio, una vetrina ha una bici di quelle che Maurizio diventerebbe matto a vederla. Non diciamo più niente, perché noi siamo abituati a tenere il più possibile riservata la materia per non togliere la sorpresa. Credo che sarà molto interessante, perché ci sarebbe una persona che è molto competente, molto bravo, e poi ha questa caratteristica di poterci parlare non tanto soltanto, diciamo, degli occhiali, ma proprio dell'applicazione dell'ottica, della correzione, diciamo, visiva applicata allo sport. E quindi credo che sia piacevole. Sì, vedremo. Ci vediamo giovedì prossimo. Grazie di tutto, Elisa. Grazie a voi. Ciao.